Allora, sono le 13 e quindi sono d'accordo, iniziamo la riunione di redazione in diretta. Ho messo una delle mie musiche preferite, non si sente molto. Colonna sonora. Ok, bene. Bene, abbiamo fatto un piccolo esperimento di colonna sonora, era Purple Rain di Prince, che a me piace molto, ed era giusto per coprire gli ultimi minuti di preparativi di questa seconda riunione in diretta. Devo dire che il primo esperimento è andato bene, è piaciuto molto, abbiamo ricevuto molte congratulazioni, molti consensi, perché appunto, come abbiamo spiegato, è stato violato un po' un tabù, nel senso che ammettere i pubblici in diretta a questo momento privato di redazione è una violazione di un tabù. Pensate, come se ci inserissimo dentro un CDA di Mediobanca dove decidono tutte queste cose segrete e naturalmente non si può sapere quello che dicono. O a una riunione del vertice del PDL con Berlusconi, eccetera, o a una riunione di redazione di Repubblica dove preparano tutti i siluri a Berlusconi e come sistemare le varie cose, o peggio ancora quella del Corriere della Sera, che in questi giorni è sotto polemica perché Berlusconi ha detto che è diventato un giornale troppo di sinistra, e De Bortoli sono tre giorni che gli risponde, insomma c'è questo ping pong. Noi abbiamo anche lanciato un sondaggio nella pagina media di Affari Italiani per chiedere: ma secondo voi è diventato davvero un giornale di sinistra? Se lo guardiamo rapidamente, vediamo un po' a che punto è. Ci sono, credo, ieri c'era una prevalenza di sì, ecco sì. I lettori ritengono al 71,94% che il Corriere della Sera sia diventato di sinistra, ma si continua a votare su Affari Italiani nella pagina dei media. Allora, in genere in questa fase vediamo un po' i dati di traffico, li chiamiamo. Come è andato il weekend, ce lo dice Andrea? Sì, sabato abbiamo fatto 580.000 come pagine viste, ed è buono se guardiamo la media del mese scorso, un pochettino più inferiore rispetto al sabato precedente, al 3 ottobre, ma più che altro perché quello precedente era stato veramente un ottimo sabato. Quindi tutto sommato anche il sabato è andato bene, anche i visitatori unici, 56.000, sono andati bene, e ugualmente domenica è in linea con le domeniche del mese precedente. Ok. Allora, prima di aprire la riunione, io sono appena tornato da un convegno della Fondazione Cariplo che compie i 18 anni. È stata una cosa divertente, adesso faremo un video con Francesco. Hanno convocato, diciamo, delle fondazioni che loro appoggiano, e c'era da vedere, c'era la Fondazione della Scala che ha raccontato come, grazie all'aiuto di Cariplo, poi questa fondazione abbia costruito quattro momenti formativi importanti, per esempio come si diventa ballerini o come si diventa manager dello spettacolo. Si studia lì, in questa scuola della Scala, c'era la direttrice, l'abbiamo intervistata. Tra l'altro le ho chiesto: quali grandi successi puoi rivendicare? Lei mi ha detto Bolle, il ballerino è nato lì. Lì poi nel banchetto, a proposito di Corriere Repubblica, regalavano il Corriere della Sera e anche il Sole, vedete, è intonso sul banchetto. Quindi forse è vera la profezia di qualche giornale, di qualche studioso americano, che i giornali cartacei forse è bene che diventino gratuiti, perché li regalano ai banchetti e poi speriamo che non facciano peraltro tiratura, no? Non vadano a influenzare i dati di vendita, perché sennò gli inserzionisti sarebbero un po' ingannati, diciamo, no? Sono copie regalate, sono copie regalate. Però l'idea di un Sole 24 Ore free sarebbe non male. In Francia c'è un cartaceo
di economia gratuito, giusto? È così? Sì. Sì, va bene. Abbiamo dato i dati, quindi possiamo passare al programma di oggi e partiamo dalla politica. Sì, esatto. Allora, per quanto riguarda la politica, due sono i temi che si sono, diciamo, che nascono da ciò che è accaduto nel weekend. Uno, le dichiarazioni di Silvio Berlusconi ieri a Benevento, la festa nazionale del provinciale del Popolo della Libertà. Noi abbiamo aperto un forum sulle dichiarazioni, la stampa estera sputtana me e l'Italia, come sempre i lettori partecipano e molto attivamente il dibattito. E poi abbiamo anche insomma, attraverso telefonate insider. Scusa Alberto, interrompo, hanno assegnato il Nobel dell'economia. Stai andando già, perché è un'opera anche per i nostri ascoltatori. Chi a Ostrom e a Williamson. Ostrom e Williamson. Per che cosa? Di cosa si occupano? Aiutaci a capire, sì. Dici di più. Flash, ora appena arriverà, va bene. Arriva, lo diciamo. Dicevo che abbiamo unito la notizia su Berlusconi in due modi. Uno, il fatto che viene confermato da fonti del Popolo della Libertà molto alte che il progetto di Berlusconi è quello di riformare non soltanto la giustizia, ma anche quello di riformare profondamente la seconda parte della Costituzione, introdurre il semipresidenzialismo, il presidenzialismo alla francese e farlo anche con una maggioranza non qualificata, quindi soltanto con il centrodestra, per poi andare ad elezione diretta del capo dello Stato nel 2013, quando scadrà il mandato di Napolitano, in modo tale da poter, se i cittadini lo vorranno ovviamente, essere eletto primo Presidente della Repubblica eletto dai cittadini. Ecco, Alberto, ti interrompo un attimo, è venuto a trovarci Davide Corritore, che salutiamo, un amico. Ciao, telecamera è lì, Davide, se vuoi fare un salutino, è lì alla tua destra. Siamo, no? Qua, lì. Eccolo. Grazie Davide, parliamo, intervieni, siamo appena partiti, stiamo parlando giusto di politica, quindi magari se ti vengono delle idee le ascoltiamo. E poi l'altra cosa interessante è che sono uscite le scommesse degli scommettitori inglesi che dopo aver puntato sul lodo Alfano, sull'andamento del lodo Alfano, ora stanno puntando sulla tenuta del governo Berlusconi. Quindi, come sempre, come sappiamo e come sa bene anche il nostro Giordano di Sport, i scommettitori inglesi sono scatenati e danno a 2,50, perché si intende di quote, la caduta del governo Berlusconi entro la fine del 2010. Cioè molto probabile o poco probabile? Che vuol dire? Abbastanza probabile, più probabile entro la fine del 2010 che entro la fine del 2012. Quindi non immediatamente, ma entro un anno, questa è la loro previsione. E poi, insomma, ci sono giocate che sono molto attive, gli scommettitori inglesi, si vede che la cronaca è del Times e quant'altro piace molto in Inghilterra e si esaltano su queste vicende. Naturalmente sono dei bookmaker, non sono degli studiosi, però siccome ci mettono dei denari, in genere non li buttano via, quindi vanno presi abbastanza verosimilmente, no? Sì. Esatto, noi abbiamo unito le due notizie e va bene. Modo. Poi l'altra notizia ovviamente del weekend è stata la convention del Partito Democratico a Roma e questa mattina noi abbiamo sentito, oltre al sondaggio, abbiamo aperto su affariitaliani.it online e home page e pagina di politica, un sondaggio tra i lettori, le primarie online. Quindi Franceschini, Bersani oppure Ignazio Marino, in questo momento sta vincendo Bersani e colpo di scena secondo è Ignazio Marino e soltanto terzo il segretario uscente Dario Franceschini. Quindi questo però ricordiamolo è il seggio di Affari Italiani, i lettori di Affari Italiani premiano primo Bersani, secondo Marino e soltanto ultimo il segretario uscente. E questo seggio lo terremo aperto fino al 25 di ottobre, giusto? Ok. E viceversa abbiamo un sondaggio scientifico, quello della SVG. I nostri amici dell'SVG, in particolare Maurizio Pessato, che è l'amministratore delegato della società Tristina, secondo le sue analisi due sono i dati fondamentali. Uno,
che in questo momento, secondo loro, secondo i loro studi, non ci saranno grandi differenze tra il voto degli iscritti, che ha dato il 55% Bersani e il 36% Franceschini, e il voto degli elettori, dei cittadini. Quindi attualmente il 67% di possibilità di vittoria per Pierluigi Bersani, mentre solamente il 33% di un ribaltamento e nessuna chance, zero, per Ignazio Marino, nonostante lui ci creda. Scusa, approfittiamo della presenza di Davide Corritore, che come è noto è un esponente importante del Partito Democratico di Milano e non solo di Milano. Che sensazione hai da questi ultimi accadimenti, Davide? Beh, la sensazione è che questo, rispetto alla convention di ieri, ci siano certe accelerazioni di posizione e definizione di identità molto precise, nel senso che i tre ieri hanno espresso identità molto indeterminate, per cui a questo punto, diciamo, sarà facile, più facile scegliere. Franceschini ha assunto un ruolo molto duro nel confronto del governo, in fondo richiamando all'antiberlusconismo come chiave fondamentale, quindi l'opposizione, il capo dell'opposizione. Bersani ha assunto un ruolo di capo del governo futuro, non capo del governo, uomo di governo, non necessariamente come capo del governo, quindi maggiore attenzione sul progetto futuro per il paese. E diciamo, Marino ha assunto, diciamo, una sua caratteristica di apportatore di identità valoriale. Molto chiaro, una certa durezza, non vedo di che è stata. Negli interventi, dici? Insomma, è una competizione vera, ecco, non sono le primarie. Diciamo che se guardiamo gli applausi in sala, Franceschini è stato, come dire, molto applaudito, però questo è anche un momento di grande radicalità. Dopo tutto quello che è successo con l'Adolfame, evidentemente c'è un certo, insomma, poi abbiamo letto che c'erano anche un po' di truppe cammellate, no? Così si è non voglio entrare, no. Però insomma la scelta è molto chiara e ha aiutato a definire molto bene l'identità. Bersani non ha cercato la plastica, invece Bersani è stato un po' criticato perché sembrava più parlare in una convention di questioni economiche, questo ho letto, non era un discorso... Ha cominciato a generare un progetto di governo e quindi su cui impegnerà il partito, per cui evidentemente... Infatti Fassino adesso Bersani ha parlato da ministro e... Sarà il posizionamento più dell'Alto Democratico, invece che sarà un posizionamento fortemente orientato ai contenuti che il partito esprimerà per il futuro. È un posizionamento complessivo, ha detto alcune cose abbastanza diciamo. Forse si può dire che Bersani ha parlato più alla mente e Franceschini più alla pancia, al cuore degli iscritti. Sicuramente, perché la differenza di strategia è che Franceschini è molto attento al momento, cosa sta succedendo oggi. Oggi siamo in questa situazione, lui diciamo è dentro questa situazione. Bersani è più orientato a delineare ciò che ha comunque un giorno dovrà accadere, perché, come dire, questa epoca di Berlusconi comunque ad un certo punto dovrà vedere un'altra competizione futura. Il tema è quello di preparare a quella competizione. Mi è sembrato uno orientato al momento e l'altro più orientato al dopo. Bene. Comunque, ci torniamo comunque quando parliamo di Milano. E la prima sarà se l'elettorato delle primarie, che tipo, questo sarà molto importante capire, se l'elettorato delle primarie, come dire, sposa il momento, come dire, molto difficile dal punto di vista del clima, o invece si attende a un'aspettativa, diciamo, più riparata. Vai Alberto. Perfetto, comunque proseguono le votazioni anche il forum su Affari Italiani. L'altra notizia, sempre nel weekend, un po' minore sicuramente, c'è stato il congresso dei Verdi, abbiamo visto le risse quasi sfiorata tra il colpo di scena che ha portato all'elezione di Angelo Bonelli, ex capogruppo dei Verdi alla Camera, ovvero sostenitore della linea ai Verdi e alla QMBD, ai Verdi francesi, Verdi tedeschi, quindi indipendenti, e uscire da Sinistra e Libertà di Vendola. La notizia che mi hanno detto questa mattina, infatti abbiamo giocato sul sole che piange, dal simbolo il sole che ride, è che ci sarà una scissione nei Verdi, ovvero i sostenitori da Grazia Francescato, ex portavoce, a Paolo Cento, famoso sottosegretario all'economia del governo Prodi,
usciranno dalla Federazione dei Verdi per restare in Sinistra Libertà. Ah, okay, ok. E quindi ci sarà una scissione. Speriamo che trovino presto una loro identità e un loro assetto, perché in Italia, nel momento in cui tutto il mondo parla di green economy, i nostri verdi se ne sono andati a casa. Questo ci dispiace molto. E valgono una percentuale estremamente ridotta. Per errori loro, naturalmente. Però, insomma, come si fa a fare a meno di un'ideologia verde? Vediamo. Perfetto, poi abbiamo il commento che è stato nel weekend, che ha prodotto una risposta dell'editore Fausto Lupetti, il commento sulla Lega che avrebbe, dopo la vicenda del Lodo Alfano, mantenuto e rafforzato la sua golden share all'interno del governo, e l'editore, il nostro amico Fausto Lupetti, ci scrive come appunto sia preoccupi questa crescita della Lega, che in realtà la sua... il suo obiettivo sarebbe quello storico della secessione del... Sì, devo dire, questo commento di Lupetti commenta un mio commento del weekend, quando ho detto che dalle vicende Lodo Alfano eccetera, chi si è avvantaggiata è la Lega, e che ha cresciuto la golden share, perché ha detto che non vuole le elezioni, e questo è ovvio, la Lega punta a consolidare il successo sul federalismo, che è il suo core business, e quindi elezioni anticipate non gli giovano certamente. Per cui è un po', anche facendo gioco di sponda con Fini, hanno detto a Berlusconi no, le nuove elezioni non si fanno, sicché Berlusconi si è trovato un po' chiusa quella strada. E in sostanza Bossi ha confermato, ripeto, la sua azione d'oro, golden share, cioè il suo peso dentro il governo, che supera la quota dell'8% che ha a livello elettorale. L'editore Lupetti ha scritto delle cose importanti, ma anche Davide nel weekend mi ha scritto un SMS sul mio commento. Vuoi dirci qualcosa adesso? Dicevi così, te lo leggo, vediamo se lo trovo con facilità. Angelo, letto editoriale sul dopo Lodo, io manterrei il beneficio del dubbio sugli artefici, i vincitori e vinti delle vicende in corso, soprattutto quando vi è la quasi certezza che la continua nemicalità trasversale dell'Italia politica e mediatica mette in ginocchio innanzitutto la nazione. Che dici, Davide? Sì, questa è la mia opinione, cioè, dal punto di vista dello scenario possibile quello da fare, secondo me non ce ne sono novità. Nessuno voleva le elezioni anticipate, perché non convengono alla Lega, perché deve fare la sua riforma federale fino in fondo. Non convengono al Partito Democratico, perché vorrebbe dire di nuovo ritrovarsi come anni fa in un'elezione senza la persa. Non conviene, siccome non conviene a nessuno le chieste di Pietro, infatti, non c'era scenario di, non c'era nessuno scenario di elezione. C'era il problema di come si usciva da quel momento lì. E qui saggezza, invece l'effetto che ci può essere è un altro, in realtà. La Lega è una strategia molto più chiara e molto precisa, di puntellare alcuni elementi che porteranno negli anni prossimi a rafforzare, io credo ci sia un progetto di distacco territoriale vero, cioè io credo che quello che è stato un fantasma possa diventare realtà nel più di qualche anno. Cioè la famosa secessione di una regione. Sì, io credo che l'obiettivo è quello di rafforzare molto i poteri federali con la seconda, adesso con la seconda parte di riforma federale. Quello di arrivare ad avere il governo di alcune regioni, in particolare una, dopodiché lo scenario politico nuovo che si può aprire è lo scambio tra questo scenario e il presidenzialismo concesso da Berlusconi. Questo è il passaggio nuovo, dove il problema non è più le elezioni politiche che vince, è quel referendum che un giorno ci dovrebbe essere sul presidenzialismo, perché se si fa in Parlamento senza i due terzi si deve andare al referendum, e a quel punto l'Italia si deve decidere se c'è il presidenzialismo più poteri o no. In un certo senso è un ritorno al referendum monarchia repubblica dal punto di vista, diciamo, partito storico fondamentale. E vedremo che Italia. Però insomma, è quello okay. Io il mio commento sul fatto che sono ritorni di vinti, che in un clima di costante radicalità il paese ne esce sempre male. Questa è la mia sensazione. Okay. Rapidamente. Scusa Alberto, mi ha telefonato stamattina un collega di Libero, Francesco Specchia, che ci legge molto, ci cura, è persona che ci stima. Voleva sapere di più su quello che tu hai chiamato rumor clamoroso. Chiedeva, forse per approfondirlo, che cosa sappiamo di questa tua indiscrezione? Vogliamo raccontarla? Cosa hai scritto? Ma l'indiscrezione, dunque, racconta che nel palazzo, ovviamente, nel palazzo romano, si dice che Berlusconi, se volesse, potrebbe
trovare in pochi minuti che c'è stato un accordo, ci sarebbe stato un accordo tra Palazzo Chigi e il Quirinale per quanto riguarda il Lodo Alfano. In sostanza, quello che molti sostengono da Belpietro a Feltri, Berlusconi avrebbe le prove, anche quello che ha detto a Porta a Porta la sera stessa, la famoso più bella che intelligente la Bindi, che, questo famoso scambio, comunque accordo, comunque come dire, via libera che Napolitano avrebbe garantito sul Lodo Alfano, Berlusconi avrebbe le prove, le prove di carteggi, di atti che ci sarebbero intercorsi tra Palazzo Chigi e il Quirinale a sostegno di questa garanzia che Berlusconi avrebbe avuto, e da qui la sua reazione, il suo "mi sento tradito" che tanto fece discutere di quella sera. Questa indiscrezione interessa molto, ci hanno chiesto se ne sappiamo di più, ma noi di più non sappiamo. Davide, tu su questo che dici? Il Quirinale è sotto... sarebbe un fatto clamoroso se fosse vero, o comunque se fosse rivelata una cosa del genere ufficialmente, se venisse detto, questo rappresenterebbe ovviamente un grave attacco al Capo dello Stato, perché far immaginare il Capo dello Stato negozia sulla costituzionalità in concorso... Beh, però un grave attacco, se c'è stato il fatto è un attacco, e sarebbe comunque un fatto, diciamo. Sì, no? Però dire una cosa, cioè, finché rimane in discrezione è una cosa, ma se comincia... ma se c'è stato... vediamo, perché... appunto, ma dico più che... Il fatto di rivelarlo vuol dire di rendere pubblico un attacco al Capo dello Stato. Una cosa è il fatto... Ma infatti probabilmente non lo fa, non lo renderà pubblico, però è lì e può servire. Va bene, andiamo avanti velocemente, Alberto, sì, dobbiamo passare all'economia. Esatto, però velocemente, per quanto riguarda due notizie di esteri, purtroppo continuano le pene capitali in Cina e in Iran anche, quindi questi due regimi purtroppo non terminano le esecuzioni capitali. Poi ieri una notizia che sugli altri quotidiani non c'è stata: ci sono state le elezioni amministrative in tutta la Russia, importanti perché sono un preludio alle elezioni presidenziali, e praticamente il partito di Putin ha stravinto. Accuse anche dagli indipendenti, da organi indipendenti, di brogli, e la Russia, non so se Davide è d'accordo, non è molto diversa dalla vecchia Unione Sovietica. Ci sono molte similitudini nel caso italiano, il populismo strisciante. Adesso Come vanno gli accessi, lettori? Siamo 23. Ah, bene, d'accordo, va bene. Momento. Se possiamo, Angelo, fermare un secondo prima di passare all'economia. Per la batteria, va bene, d'accordo. Cosa chiamo? Sì, va bene.